Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi vi propongo una ricetta furbissima per quando avete voglia di patate al forno, ma non volete accendere il forno. Infatti prepareremo delle deliziose patate al forno direttamente in padella, croccanti fuori, morbide dentro e pronte in pochi minuti. Curiosi? Allora, restate con me e scopriamo insieme come realizzare questo contorno sfizioso e veloce. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi le prossime ricette e i prossimi video. Passiamo agli ingredienti. 6 patate piccole di dimensioni simili, rosmarino fresco o secco a piacere, uno spicchio d'aglio, sale quanto basta, olio extravergine d'oliva quanto basta, verdura fresca se vi va per accompagnare le patate. Lava bene le patate e mettile in una pentola con acqua fredda, aggiungi una manciata di sale e porta a ebollizione. Cuoci finché le patate sono tenere, una forchetta affonderà facilmente. Scola le patate e lasciale intiepidire leggermente. Taglia ogni patata a metà nel senso della lunghezza. Scalda un filo d'olio in una padella capiente. Aggiungi aglio schiacciato o semplice oppure tritato, insomma come preferisci, e il rosmarino. Disponi le patate nella padella con il lato tagliato verso il basso. Cuoci a fuoco medio-alto finché sono ben dorate. Aggiusta di sale, gira le patate e cuoci anche l'altro lato fino a doratura. Servi le patate se ti va anche accompagnata da verdura fresca di stagione. Vi do alcuni consigli. Per una versione ancora più saporita puoi aggiungere un pizzico di pepe o altre spezie a piacere. Se non hai rosmarino fresco puoi utilizzare quello secco, ma ricordati di aggiungerne una quantità minore. Assicurati che la padella sia ben calda prima di aggiungere le patate in modo da ottenere una crosticina croccante. Questa ricetta è perfetta per quando vuoi preparare un contorno gustoso e veloce senza accendere il forno. Grazie per aver guardato la mia ricetta e ci vediamo presto e buon appetito. Ciao!